Energia, clima, economia circolare per uno sviluppo sostenibile è il tema del convegno promosso da Estra il 18 luglio a Siena con presentazione del bilancio di sostenibilità 2018 della Multiutility. Arriva Giotto, il progetto per implementare i sistemi di telelettura e telegestione dei contatori delle reti gas, messo a punto da Centria con gli studenti dell'ITS Energia e Ambiente di Colle Valdelsa. È iniziata da qualche settimana all'ospedale Salesi di Ancona la sperimentazione con Estrabot, il robot realizzato con il sostegno di Estra Prometeo che accompagna i bambini in sala operatoria. Estra, modello di rendicontazione non finanziaria, con effetti positivi su organizzazione e processi aziendali. Esperienza proposta al Forum Internazionale Accounting Regulation di Siena.